sbagliate, è il momento di alzare in alto lo stemma della croce e gridare viva la Chiesa Cattolica e viva Papa Benedetto XVI, viva i sacerdoti in comunione con lui. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Dal Vangelo di San Marco. E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano con loro. Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? Gli rispose uno della folla: Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Gesù allora, in risposta, disse loro: «O generazione incredula, fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. Gesù interrogò il padre: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: dall'infanzia, anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo.
se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: credo, aiutami nella mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da lui e non vi rientrare più. E gridando e scuotendolo fortemente, se ne uscì. Il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? E Gesù disse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Sei solo lei.
Gesù, tu hai scacciato il demone muto da questo giovane di cui parla oggi il Vangelo di Marco. Vogliamo questa sera raggiungerti e gettarci ai tuoi piedi per invocare la guarigione e per invocare la liberazione. Tanti, troppi, non sanno di essere ammalati dentro. Soffrono, sì, ma non sanno come liberarsi. Questo spirito muto è la legione dei demoni che paralizzano le persone, che si chiudono in se stesse. Le abbiamo nelle nostre famiglie. Può essere il marito, la moglie, il padre, la madre, il fratello, la sorella, parenti, amici, conoscenti che si chiudono nel silenzio, che rifiutano l'amore, che rifiutano la comunione, perché tormentati dallo spirito muto che li tiene schiavi. Gesù, per la potenza della tua croce, questa sera libera nelle nostre famiglie coloro che sono ostaggi di questo spirito muto. E il demonio dell'isolamento e il demonio della paralisi dei sentimenti che sfocia tante volte in psicosi patologiche. Molti cadono vittime. Gesù, liberali dalle ossessioni. C'è chi si sente sporco e si lava sempre per paura di ammalarsi, libera Gesù. C'è chi si corica a letto perché vuole sempre dormire e non vuole stare mai sveglio, libera Gesù. C'è nelle nostre case chi non parla, chi è muto, chi è chiuso in se stesso, spirito muto. Il Cristo Gesù ti mandi via dalle nostre case, perché torni a regnare la concordia tra marito e moglie, tra genitori e figli. Spirito muto, spiriti muti, che inducete soprattutto i giovani a vivere nella paralisi della comunicazione
chiusi in se stessi, silenziosi. Anche questa è opera di Satana, immergerli nei videogames. Signore, illumina con la luce della tua croce divina e col potere delle tue divine piaghe i genitori, perché impediscano ai bambini e agli adolescenti di trascorrere troppo tempo nei videogames. C'è lo spirito muto molte volte, che isola e aliena dalla realtà. Ecco chi è lo spirito muto, è lo spirito della alienazione dalla realtà, che chiude la persona, che non ci sente più, che non ci vede più, perché è solo e soltanto immersa nel suo mondo virtuale. Gesù spezza per il dolore che tanti genitori sentono e vivono questo mondo virtuale nel quale si sono immersi tanti giovani, tanti adolescenti, tanti ragazzi che poi non pregano più, non parlano più, non dialogano più, sempre lì, nel chiuso delle loro stanze. Signore Gesù, tu hai liberato il giovane dallo spirito muto, libera, te ne preghiamo questa sera, per la potenza del tuo volto divino, per la potenza del tuo sangue preziosissimo, libera tutti coloro che sono ostaggio dello spirito muto, degli spiriti muti, contratti con le maledizioni generazionali. Noi ti preghiamo, Signore Gesù, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Noi ti supplichiamo, Gesù, per la potenza delle tue divine piaghe, del tuo preziosissimo sangue, per l'intercessione di Padre Pio, di Padre Matteo La Grua, di Padre Gabriele Amort, di tutti i santi esorcisti del Paradiso. Gesù, manda flotte di angeli, le legioni celesti, a liberare tutti coloro che sono posseduti dagli spiriti muti e conducono una vita paralizzata, una vita larvale, una vita alienata. Tu li puoi liberare, Gesù, e tu certamente li liberi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh,
Suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si rigidisce. Gesù, Maestro Divino, ascolta questa sera la nostra preghiera che invoca liberazione e invoca guarigione. Abbi pietà di noi, Gesù. Vedi questa umanità smarrita che non sa quale direzione prendere. Siamo come pecore senza pastore e tu, Gesù, solo tu puoi darci la salvezza. Il demone muto irrigidisce il giovane posseduto. Irrigidimento significa, Gesù, incapacità ad amare e a lasciarsi amare. Sono questi i soggetti che hanno subito maledizioni, maledizioni generazionali e maledizioni dovute a fatture e malefici. Ti preghiamo, Signore Gesù, noi ti invochiamo, Gesù, abbi pietà di tutti coloro che sono irrigiditi dal demone muto. Oh, che esistenze sofferte, che esistenze travagliate, quelle di coloro che sono ostaggio degli spiriti che irrigidiscono e impediscono di dare e ricevere amore, perché solo allora noi siamo felici, quando riceviamo amore e quando lo sappiamo dare. Gesù, 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 nostra vita, Gesù, 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 nostra luce, Gesù, 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 nostra gloria, libera questa sera tutti coloro che il demone muto irrigidisce, che li rende bloccati in se stessi e che non possono riuscire ad amare, a farsi amare. E molte volte hanno questi legami che impediscono le relazioni stabili e subiscono tradimenti e subiscono impedimenti nell'amore, impedimenti pesanti ad amare e a lasciarsi amare. Gesù, il tuo nome santissimo e la potenza della tua croce questa sera liberi, liberi tutti coloro, allevi tutti coloro e sollevi tutti coloro che il demone muto rende irrigiditi
incapaci di amare, di dare amore, per la potenza delle tue divine piaghe, fugga questa legione di spiriti muti, sono tanti, miei cari figlioli, sono tanti questi spiriti muti che vanno in giro per tormentare coloro che ne sono vittime, per la potenza delle piaghe di Gesù, del suo preziosissimo sangue, del suo santissimo nome e per la potenza del volto santo di Gesù, siate liberati dagli spiriti muti che paralizzano, che irrigidiscono, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. In nomine Patris e Fili e Spiritu Santi, Amen. Anche io dico questa sera, come altre volte, se sentite brividi che passano dalla vostra persona, non temete, è segno che Gesù sta operando, che sta mandando i suoi angeli per la nostra fede, per la potenza del nome di Gesù a liberarci, e così sia. Di diffondere la luce, rivela ai nostri cuori
se sono aperti, quanti demoni si oppongono al nostro operato di luce, di verità e di amore, quanti demoni cercano in tutti i modi di impedire, di ostacolare, di disturbare la diffusione della verità, della pace e dell'amore. Noi ti preghiamo, Gesù, per tutti gli spiriti avviliti che sembra vogliano arrendersi di fronte al potere che Satana in questo momento riesce ad avere nel mondo e nelle anime. Ma anche perdona, Gesù, tutti coloro che glielo consentono. Abbi pietà di tutti coloro che dicono di fare un cammino di fede e poi l'odio, la gelosia, l'invidia, l'antipatia, il fastidio diventano barriere pesanti per chi porta la luce, e chi la porta tante volte è costretto a non poterla dare in famiglia, in parrocchia, in società, negli ambienti di vita. Perdona, Gesù, tutti coloro che sono posseduti da questi spiriti muti, non si vedono perché sono muti e non si sentono, ma sono insidiosi e operano moltissimo, si insinuano e creano divisione, si insinuano e operano muri di separazione e mettono inquietudine, mettono tristezza, mettono gli uni contro gli altri. Signore, abbi pietà di loro e abbi pietà di coloro che invece nel tuo nome vogliono portare la pace e trovano l'odio, vogliono portare la luce e trovano le tenebre, vogliono portare la verità e trovano i contrasti della menzogna. Signore, questi demoni sono tanti, tu ce lo riveli, si rimane quasi indispettiti dal loro numero, si rimane avviliti lì per lì dal vedere quanto agiscono e come con la complicità di anime deboli, stolte e superficiali raggiungono anche i luoghi santi, hanno raggiunto i luoghi santi gli spiriti muti. Non c'è più vera lode, non c'è più vera lode dove lo spirito muto della divisione arriva. Noi ti preghiamo, Gesù, io ti prego questa sera, liberaci da questi spiriti di impedimento che nelle famiglie tolgono il dialogo, che nelle famiglie tolgono la comunione, che nelle famiglie tolgono la pace. Io ti prego, Gesù, questa sera per tutti coloro che assorbono le malefiche azioni di questi spiriti muti. E queste sono persone buone, persone sante, che assorbendo poi hanno mal di testa, si innervosiscono, hanno fitte al cuore, dolori all'apparato digerente e fastidi mentali. Libera, Gesù, tutti coloro che come anime di luce e di verità, anime buone, subiscono queste ritorsioni del maligno. Anzitutto liberali dai mal di testa, le nevralgie mentali dovute a questo tipo di influsso malefico dell'odio, dello spirito muto che porta alla divisione. Libera, Gesù, tutti coloro che subiscono questo influsso da persone sante, anime buone, nella mente con pensieri di rabbia, di tensione, di nervosismo, di fastidio. Gesù, queste incursioni malefiche producono fastidio, marito contro moglie, genitori contro figli, fratelli contro sorelle, sorelle tra sorelle, fratelli tra fratelli. Nasce l'odio, la rabbia, l'antipatia, il fastidio e non c'è più nulla di buono. Si sembra che si canti e si lodi, si è nell'aridità totale. Gesù, tu vedi tutto e lo riveli a noi e noi ci affliggiamo. Questa sera vediamo il potere che Satana esercita perché non si prega più. Per la potenza, Gesù, delle tue piaghe torna a regnare nei nostri cuori. Per la potenza delle tue divine piaghe, Gesù, tu che sei l'unico Salvatore, liberaci dalle legioni degli spiriti muti che poi danno giornate tristi, pesanti, sofferte, tormentate. Che il tormento degli spiriti muti vada via da tutti noi, in nomine Patri e Fili e Spiritu Santi. Amen. Che il fastidio, talora che diventa martirio, delle anime buone, costrette a vivere
attorno a persone disturbate da spiriti muti che respingono l'amore, possano resistere e continuarlo a dare nella speranza che ci sia salvezza per tutti in nomine Patri, et Fili, e Spiritu Santi. Amen. Gesù, ancora per il tuo volto divino, per la potenza delle tue divine piaghe, fa che tutti coloro che sono posseduti, disturbati, tormentati dagli spiriti muti, siano soprattutto sciolti per loro i vincoli delle maledizioni generazionali. Noi questa sera ti preghiamo, perdona tutti coloro che maledicono, perdona tutti coloro che feriscono la gioia e la felicità della gente maledicendo, che procurano dolore, Gesù, con le loro malefatte. Dona soprattutto alle persone che da anni vivono questi disturbi la gioia del tuo amore, Gesù. In questo momento il tuo amore ci raggiunga, in questo momento il tuo amore ci salvi, in questo istante, Gesù, per mezzo di Maria, di San Michele Arcangelo e di San Giuseppe, il tuo amore ci guarisca in profondità. Ordina e comanda allo spirito muto di andare via da noi, perché non ci rigidisca. Anche il giovane schiuma, la schiuma che esce dalla bocca è quella che viene dal cuore. Le persone, Gesù, ostaggi di questi spiriti muti che sono così tanti e sono così brutti, sono persone che vivono nel lamento, nel sospetto, nel dubbio, che trovano male dappertutto, che non sono in pace con se stesse. Che prigionia, Signore, tu me la riveli questa sera, ti prego, non più di così. È un peso immenso, Gesù, di tante, troppe persone schiave dello spiriti, degli spiriti muti, che paralizzano e che fanno schiumare non la bocca, ma il cuore e l'anima. Anime schiumate, siate liberate. Voi tutte anime che inconsapevolmente siete costrette al dominio degli spiriti muti, siate liberate, che il Padre che è nei cieli voglia questa sera ascoltare la nostra supplica e vi liberi, in nomine Patris, et Fili, e Spiritus Sancti. Amen.
chiamo la tua presenza, lo scendi su di noi. Vieni luce dei cuori, dona forza e verità, fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Sentirci liberati da te, perché solo tu ci puoi dare la liberazione e la guarigione. Lo spirito muto, come dice il padre affranto, procura convulsioni al giovane e lo getta nell'acqua e nel fuoco. Gesù, libera tutti coloro che a causa delle maledizioni che hanno subite a loro insaputa, il loro malgrado, sono convulsi nel cuore. Ci sono le convulsioni fisiche, anche c'è gente che soffre di quello a causa dei disturbi. Siano liberate, nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Quanta sofferenza che c'è, quanto dolore che c'è nel mondo, quanto. Gesù,
Gesù, libera tutti coloro che hanno convulsioni nell'anima, sono quelle che stanno per sperimentare la gioia, che si stanno predisponendo finalmente a gustare l'amore, l'amore che libera, l'amore che guarisce, l'amore che salva. Sono quelle persone chiuse in se stesse a causa di questa schiavitù dello spirito muto che stanno per ricevere una goccia di luce e poi dopo di nuovo, peggio di prima, con convulsioni inaspettate si chiudono, si arrabbiano, bestemmiano, offendono te, trasformano la lode in condanna, l'esacerbazione, l'avvilimento, l'angoscia li raggiunge. Gesù, ti preghiamo, abbiamo in casa persone, familiari, amici, parenti, conoscenti, a noi molto cari, che soffrono queste convulsioni e non lo sanno, liberale, perché solo tu puoi farlo, come hai fatto quel giovane che correva da una parte all'altra, gridando e urlando, e tu hai detto taci, esci da lui. Ripeti, Gesù, io so che mi stai ascoltando per la comprensione del dolore che mi hai fatto vedere questa sera. Perché, Gesù, me la fai vedere se non perché vuoi che siano liberati? Allora, Signore, libera tutti coloro che il demonio muto tiene prigionieri a causa delle maledizioni, possano sperimentare la tua pace, la tua gioia, la tua luce, per l'imposizione delle mani, per la potenza della Santa Croce, per la preghiera della Chiesa, tutti coloro che sono schiavi o ostaggio degli spiriti muti, che non hanno mai ricevuto e dato amore, paralizzati, schiumati nel cuore, avviliti nell'anima con una sofferenza indicibile che si protrae per anni, questa sera siano liberati per intercessione del cuore immacolato di Maria, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
preghiera di liberazione per spezzare ora i legami maligni che provengono da chi ci ha maledetto nell'albero genealogico. Gesù, liberaci da tutte le tendenze, abitudini cattive presenti nel nostro albero genealogico, le tendenze al gioco, allo sperperare, al bere, alla droga, alla grettezza, al furto. Dacci autorità a porre fine ad ogni incorreggibile e cattiva abitudine. Liberaci, Gesù, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, liberaci da tutte le devianze sessuali presenti nel nostro albero genealogico, incontinenza carnale, ricerca del piacere peccaminoso, pornografia, violenza sessuale, prostituzione, pedofilia e roba simile, così brutta e sporca. Dacci forza, Gesù, per controllare le nostre pulsioni e orientarle secondo la Tua volontà, non secondo la nostra volontà. Liberaci, o Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siano liberati tutti coloro che sono schiavi della pornografia virtuale, perché sperimentino la gioia che Gesù dona della liberazione. Amen. Gesù, liberaci da tutti gli idoli che hanno adorato le nostre generazioni precedenti: denaro, potere, piacere, casa, terreni, gioielli, titoli conquistati con la disonestà e la corruzione. Questo conduce tante volte ai demoni del suicidio. Libera tutti coloro che sono tormentati dal pensiero della morte, Gesù, a causa di maledizioni generazionali e di sbagli compiuti dagli antenati. Taglia i vincoli che ci legano a questi casi di idolatria. Noi scegliamo di servire solo Te, Gesù, vero Dio, e di vivere secondo la Tua parola. Liberaci, o Gesù, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, liberaci da tutta la corruzione e la violenza dei nostri antenati, che sono stati truffatori, sfruttatori, torturatori, ricattatori o criminali. Rompi in noi i legami di vendetta. Ognuno dica a se stesso: Gesù, faccio preghiera di rinuncia da tutti i miei legami genealogici con antenati che hanno agito nel male e sono morti nel male. Non voglio con loro alcun vincolo, non voglio con loro alcun legame. Appartengo a Te, a Gesù, e a tutti coloro che sono nella luce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, liberaci, infine, da tutti coloro che sono senza amore, da tutti coloro che in famiglia non hanno saputo trasmettere amore, irrigiditi, paralizzati come fa il demone muto con quel giovane. Tu lo hai liberato e noi ti preghiamo questa sera, Gesù, libera tutti noi, le nostre famiglie, i nostri cari. Mostra la potenza del Tuo amore per la gloria del Padre che è nei cieli, buono e misericordioso, per la potenza dello Spirito Santo, sia lode, gloria, onore, sapienza, azione di grazie, forza e benedizione a Te, Trinità Santissima, e Tu, o Maria, Madre nostra, che hai pregato con noi e per noi, intercedi presso Gesù e ottienici questa sera la pace, la gioia di ricevere amore, la gioia di saperlo dare. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
È il momento di alzare in alto lo stemma della croce e gridare viva la Chiesa Cattolica e viva Papa Benedetto XVI, viva i sacerdoti in comunione con lui.